Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono contentissima perché abbiamo iniziato, o meglio, il pittore ha iniziato a sbiancare le travi. È venuto qui oggi pomeriggio perché io questa mattina ho dovuto lavorare, tra l'altro è già sera, quindi se mi vedete un pochettino con la faccia così un po' stanca perché sono sveglia da stamattina molto presto, tra l'altro ho anche un po' di raffreddore, sono leggermente influenzata, quindi non sono perfettamente in forma. Comunque questo non mi ferma e sono stata davvero super soddisfatta del piccolo, sto guardando in alto perché alcune di queste travi sono già sbiancate, di questo piccolo inizio, perché ovviamente c'è ancora tanto da fare, anzi in realtà devo dire che è stato anche abbastanza, anzi è stato proprio veloce, perché appunto è venuto qui questo pomeriggio e ha iniziato dal soppalco, quindi partiamo da lì e poi scendiamo. Tra l'altro proprio oggi è uscito il video dove vi annuncio questa grande novità, questa trasformazione che andremo a fare alla casa, perché di una trasformazione a tutti gli effetti si tratta, in quanto andando a cambiare completamente il colore del soffitto, la casa in automatico cambia proprio aspetto e diventerà sicuramente più luminosa, non che in realtà non lo sia, perché comunque c'è tanto bianco. E si sa, il bianco illumina un sacco gli ambienti, però la zona del soppalco, come vi dicevo nel video dove vi annunciavo questa novità, la zona del soppalco ne risentiva parecchio. Infatti, già soltanto con una prima mano, facendo un pezzettino, ci siamo già resi conto della differenza. Adesso vi porto su così vi faccio vedere qualcosa. Prima di fare questo vi lascio alle clip perché oggi pomeriggio ho filmato qualcosina quando ha iniziato a pitturare, quindi vi metto le clip e poi saliamo che vi faccio vedere a che punto è arrivato, perché non sembra, ma nonostante fosse da solo, ha viaggiato, cioè è stato velocissimo, siamo già comunque a buon punto e mi piace davvero tanto. Sono contenta di aver preso questa decisione perché davvero adoro, mi piace tanto 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 tanto, anche se alcune persone, come immaginavo, preferiscono l'effetto che c'era prima, quindi con le travi scure, perché alcune di voi mi hanno detto con le travi scure c'è contrasto. Tra l'altro poi vi faccio vedere anche alcune modifiche che abbiamo dovuto per forza adottare qui in casa. Magari qualcosina riuscite a intravedere già alle mie spalle. Abbiamo fatto questi spostamenti che sono momentanei perché ovviamente abbiamo dovuto svuotare completamente il soppalco. Tra l'altro, ora che ci penso, ho fatto delle clip, ho registrato qualcosa anche ieri quando siamo andate a svuotare tutto, quindi vi faccio vedere prima quelle, poi i lavori iniziati e poi il risultato attuale di stasera, che è soltanto la fine del primo giorno, quindi insomma c'è ancora tanto da fare. Questa è la situazione attuale, siamo partiti proprio dal soppalco e partiremo probabilmente come prima cosa non da qui, ma dal bagnetto qui, così almeno vedo una stanza finita, visto comunque molto piccolo, e poi procediamo con il resto, anche se sicuramente mi piacerà tanto. Adesso andiamo, siamo qua io e mia mamma, perché Ste è a lavoro, quindi tutti questi lavori toccherà farli a noi. Comunque adesso andiamo a liberare completamente il soppalco, questo più piccolo, quindi dovrò togliere il computer e tutte le varie cosine che ci sono sopra. Penso di lasciare la scrivania, magari la spostiamo semplicemente, però quella, visto che pesa parecchio, resterà lì. Qui sotto invece abbiamo già fatto un po' di pulizie e abbiamo lasciato queste cose qui sotto, proprio perché qui, essendoci il cartongesso, non c'è bisogno di lavorare qui sotto, quindi adesso qui andremo a mettere anche i divani che siamo già andate un pochettino a svuotare, perché avevo tolto tutti gli schienali e i vari cuscini. Adesso sono rimaste queste tre basi che mi sa tutte non ci stanno là sotto, quindi due di sicuro le mettiamo là e questa più grande vediamo un attimo se ci sta. Magari, boh, devo vedere, magari ci sta, però non penso, perché lo spazio non è così grande, grande quanto il divano perlomeno. E questo è il mobile della TV completamente ripulito, abbiamo tolto proprio tutto. La TV però penso di lasciarla, andremo semplicemente a coprirla perché poi le travi partono da qui. Anche sulle scale sono andata a togliere la pianta che c'era qui, così è libero il passaggio per portare tutti gli attrezzi sopra, e quindi continuiamo
a sistemare, o meglio a svuotare tutto quanto. Questa è la situazione attuale. Abbiamo sistemato e coperto tutto quanto in pochissimo tempo, in realtà in un'oretta, un'oretta e un quarto abbiamo fatto tutto. Il divano, una parte c'è stata là sotto, adesso abbiamo già coperto con le lenzuola, comunque due pezzi del divano sono lì, mentre uno invece l'abbiamo messo qui, così questa settimana possiamo comunque sfruttare il divano con la TV della sala da pranzo. Abbiamo coperto anche il mobile qui con la TV, che è l'unica cosa che ho lasciato sopra. Anche la ringhiera in vetro praticamente è stata coperta quasi tutta. E la stessa cosa vale per il bagnetto, dove abbiamo la vasca idromassaggio, e partiremo proprio da questa zona, come vi dicevo prima. Il mobiletto l'abbiamo coperto, tutto perfetto per iniziare i lavori. Questa è la situazione sulle scale che portano al soppalco più piccolo e anche qui abbiamo svuotato tutto. Guardate comunque quanto è buia. In realtà in videocamera sembra anche più luminosa rispetto alla realtà. Qui abbiamo coperto tutto, la scrivania, l'unica cosa che manca è questa, ma pesa tantissimo, quindi questa la farò portare giù domani a mio papà. E nulla, non resta che, appunto, come vi dicevo prima, iniziare i lavori e non vedo l'ora di vedere come sarà, anche semplicemente con una prima mano in un piccolo punto. Saliamo. Tra l'altro su Instagram avevo messo una foto chiedendovi secondo voi cosa stessi facendo in casa. Soltanto in due hanno indovinato, tutte le altre, tutti gli altri, perché in realtà ci sono stati anche ragazzi che hanno commentato, hanno detto altre cose e solo in due, mi aspettavo qualcosina in più, ma soltanto in due appunto hanno indovinato di cosa si trattava. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Ok, ecco qui. Qui ancora i lavori sono da fare, cioè queste travi sono ancora da pitturare, però se mi sposto appena appena potete vedere è il risultato, che ancora non è definitivo in quanto ha dato semplicemente una prima mano che ovviamente deve asciugare, però già l'idea di travicchiare ovviamente ce l'abbiamo e inutile dirlo, mi piace tantissimo, ero sicura di questa cosa, infatti quando abbiamo deciso di farlo ero praticamente convinta al 100% che mi sarebbe piaciuto, perché sapete che mi piace il bianco, cioè bianco ovunque in casa mia. Tanti potranno pensare sembra un ospedale, ma a me personalmente il bianco piace molto e poi mi piace scaldare la casa, comunque colorare la casa con complementi di arredo, che siano piante, vasi, poster, divano, tappeti, cuscini, insomma piccoli complementi d'arredo che posso sempre variare.
poi si è scaricata la batteria, quindi non ho più ripreso niente. E è passato praticamente un altro giorno, un'altra giornata di lavori. È finito il secondo giorno di lavori e ha finito, anzi ha quasi finito, la parte più alta della casa, il soffitto alto, il soppalco. Deve dare l'ultima mano domani mattina a questa zona, quella proprio sopra di me, dove abbiamo, dove in teoria di solito abbiamo il tavolo qui della sala da pranzo. Infatti vedete ci sono un po' di impalcature qua, quindi... insomma, abbiamo la casa mezza ribaltata. Tra l'altro domani poi faremo la zona cucina e quindi dovremo spostare tutte le cose che ci sono in cucina, tranne vabbè, la cucina ovviamente, di qui. Quindi insomma è un lavoraccio molto molto intenso, perché stiamo praticamente ribaltando la casa. Comunque adesso vi faccio vedere su di sopra com'è il risultato finale, perché una prima parte è ufficialmente finita e mi piace davvero tanto. Qui devo fare anche attenzione perché ci sono le non so se riuscite a vedere qualcosa, come chiamarle, insomma, le impalcature per raggiungere il tetto, quindi devo fare un po' di manovre ed eccomi qua. Adesso vi faccio vedere la zona che è finita. Qui è completato. Mi piace davvero tanto il risultato finale e in realtà, come vedete, non è un bianco, perché questo palo sì, è decisamente bianco, mentre invece le travi, si possono notare anche con il muro, non sono bianche ma è tipo un color sabbia. E mi piace il contrasto, mi piace comunque il fatto che ci sia lo stacco di colore tra le travi e la parete, anche se non è netto come prima, quando le travi erano scure, perché comunque lo preferisco così. C'è comunque un contrasto che mi piace davvero tanto. Si è illuminata completamente questa zona, è davvero bellissima e sembra ancora più grande. Sì, c'è l'aspirapolvere là, perché domani dobbiamo andare a sistemare la zona soppalco, che adesso è ancora tutta da pulire e da risistemare con tutte le cose che c'erano prima. Poi non so se notate tutta questa bellissima impalcatura, il pittore ci ha gentilmente prestato la sua struttura di lavoro per mettere l'altra tenda. Perché se vi ricordate, in uno degli ultimi video vi avevo detto che avevo messo la tenda qui perché si vedeva perfettamente me alla scrivania durante la sera con la luce accesa, però qua non eravamo riusciti ad arrivare proprio perché ci sono le scale. Lui appunto ci ha prestato tutto e siamo riusciti a mettere anche questa, che mi piace molto come ci sta. Adesso questa è giù e questa invece ancora no, perché le stavamo pulendo. Ora devo finire di pulire il vetro di quella, anche perché sono un po' complicate. Più che altro questa è un po' complicata da pulire, perché si trova in una posizione un tantino scomoda. Questa invece è la zona dove, se vi ricordate, qui appunto abbiamo il divano, ed era quella che ne risentiva di più. Si è illuminata completamente. Qui domani mattina darà la seconda mano su tutta questa zona. E poi qua abbiamo ufficialmente finito e siamo pronti per riordinarla da tutto questo caos, perché guardate, abbiamo praticamente ribaltato tutta la casa. C'è davvero un grandissimo casino. Mi sembra, a fare questa ripresa, di essere in un'altra casa, perché di solito quando filmavo in questa zona dovevo per forza accendere le luci. In realtà adesso sono accese, però comunque adesso è tardi, è sera, fuori è buio. Però di giorno dovevo per forza accenderle, perché altrimenti le riprese erano davvero molto molto scure. Quindi mi sembra proprio di essere finita in un'altra casa, è cambiata completamente. Abbiamo deciso anche di fare la cucina, perché lui mi ha detto che sta male alla fine fare tutto così e lasciare quella scura, quindi anche quella zona la schiariamo. Sicuramente tanti di voi mi sgrideranno, perché comunque ho ricevuto un po' di messaggi sia qui su YouTube che in direct, dove mi consigliavate di lasciare la zona della cucina con le travi scure perché il contrasto vi piaceva. Però, non essendo completamente bianco e ascoltando comunque il consiglio di un professionista, abbiamo deciso di schiarire anche quella zona per avere tutto uniforme.
però ci sarà una piccola modifica in cucina, ma non voglio dirvi di più. Spero che questo video di aggiornamenti sui lavori vi sia stato di compagnia, se è stato così spolliciate ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Magari, anzi, probabilmente farò un video simile a questo, così vi faccio vedere anche l'evoluzione, insomma, la trasformazione della cucina e della zona notte, passando appunto dalle travi scure alle chiare. Un bacione e al prossimo video. Ciao!